Proposte articolate per una legge quadro che possa ridurre l'impatto delle calamità naturali, per garantire qualità nella ricostruzione e per favorire la salvaguardia dai rischi. La CGIL, alla presenza del segretario generale Maurizio Landini, ha presentato le sue proposte. Un documento di diverse pagine che tocca temi come piani di protezione civile, commissione grandi rischi, prevenzione come questione nazionale e ancora consumo di suolo, rischio idrogeologico e tanto altro. Da anni, dopo i grandi terremoti soprattutto che ci sono stati, si parla della necessità di una legge unica. La CGIL allarga il campo, riferendosi alle calamità in generale. L'esperienza che abbiamo alle spalle è che ogni volta dove sono avvenute queste cose ci si è trovati di fronte agli stessi problemi, alle stesse lungaggini, ai limiti, e quindi avere una legge quadro credo che sia una scelta lungimirante, tanto più che questo oggi può essere anche collegato con un piano straordinario di investimenti che il nostro Paese può avere a disposizione, e siamo davvero, credo, nella condizione non solo di parlare di ricostruzione ma anche di parlare di cura, di manutenzione del territorio e di prevenzione, e dentro questo anche di come si crea lavoro, di come si qualificano le imprese, quindi di come si fa sì che la ricostruzione sia anche un elemento di crescita del sistema delle imprese, della qualità del lavoro, dei territori di cui stiamo parlando. Molto spesso la necessità di una legge è stata sul piatto del commissario straordinario per la ricostruzione del Centro Italia, Giovanni Legnini, che già sta facendo un grande lavoro per arrivare a un testo unico per le ordinanze, che rappresenta già un primo passo, anche se ben diverso da una legge. Io penso che sia arrivato il tempo di assumere un'iniziativa molto chiara, molto netta. Occorre un codice della ricostruzione del nostro Paese. La CGIL propone un intervento normativo molto più ampio sulle emergenze in generale, il che non può che essere condivisibile. Occorre che sia i gruppi parlamentari che il governo iscrivano tra le priorità questa legge, anche considerando la fase storica che viviamo, che è la fase della ricostruzione del Paese. Nei prossimi giorni io renderò pubblico la prima bozza di testo unico delle ordinanze sulla ricostruzione privata, che è cosa ben diversa dal codice delle ricostruzioni, ma che comunque contribuirà a fissare delle norme, dei principi chiari, anche procedimentali chiari, che mi auguro possano costituire un riferimento.